Ben ritrovati e ben ritrovate con Verona in Missione, una rubrica che vi propone storie di missionarietà che partono dalla nostra città, dalle rive dell'Adige. Don Alberto Moreira, superiore generale della Pia Società Don Nicola Mazza, è sacerdote, missionario e pure pittore. Nel servizio che vi presenteremo ci parla della sua recente mostra. Vediamo insieme. Il tema di questa mostra è la rassegna del sacro. Io come artista mi sento come un missionario, mi spiego. Noi viviamo in una cultura che di fatto è una dittatura delle immagini, ossia noi conosciamo, vediamo di tutto, ma non percepiamo nulla. Ossia, mi pare che manca proprio un'educazione alla sensibilità. Ossia, la gente vede e conosce tutte le cose, che si, tutto è al suo, a portata di mano, tutto puoi, tu puoi vedere, ma però percepire la persona, percepire l'ente, il mistero della persona, della natura, questa sensibilità abbiamo perso purtroppo, ossia avere questa empatia. Nella mostra c'è un trittico, tutte le opere di fatto parlano del sacro, però c'è uno che il messaggio è più diretto, o si può anche riconoscere che chi ha dipinto questo è cristiano, non è un quadro religioso, ma c'è un argomento, c'è una questione che è una questione cristiana che si presenta in questi tre quadri. Tutti i tre quadri rappresentano un cielo dubbio, perché sembra avverso, ma allo stesso tempo segnala qualche novità, qualche speranza, qualche luce che si apre. È presente anche in questi tre quadri anche sempre il corpo. E uno, per esempio, si chiama Due corpi, una sola vita. Di fronte a un cielo diverso, tutti noi abbiamo bisogno di un riparo, di una protezione, per quello che noi siamo un po' attaccati a quello che noi possediamo, perché ci offre qualche sicurezza, qualche garanzia per il futuro, oggetti, proprietà, beni. E in questo quadro quello che simbolizza questo sono gli ombrelli. Però, se l'ombrello è la nostra protezione, ma però due persone, ciascuno con il suo ombrello, non saranno mai capaci di abbracciarsi. Per vivere e sopravvivere questa avversità è necessaria anche la compagnia dell'altro. E questa opera di fatto presenta un ombrello abbandonato. E c'è solo un ombrello che avvolge, che racchiude questi due corpi, che si presenta proprio come se fosse un unico volume, un'unica realtà. Dopo, un altro che è un messaggio più diretto, qualcuno può subito riconoscere che qui c'è qualcosa con la parabola di Luca 15, la parabola del Padre misericordioso. Tutti noi abbiamo avuto un'esperienza di tornare a casa durante la notte e trovare che c'è qualche luce accesa ancora dentro di casa. Che questi sono dei segni, uno dei ricordi più belli che i nostri cari genitori ci aspettava. E il quadro possiamo vedere che c'è qui la porta luminosa, e questa porta luminosa con la stessa sagma si ripete nel volume del corpo del padre, come se la porta andasse più avanti della casa e abbracciasse questo figlio che torna. Un corpo che di fatto è stanco, ha camminato tanto e cammina tanto, perché è sempre in cerca della felicità, e trova la luce, ossia questa casa non è soltanto una costruzione edilizia, ma anche è la carità, è un cuore. E in modo particolare possiamo percepire anche due mani, che ci dice molto di un padre, ossia una mano ferma che tiene sicuro, abbraccia, tiene fermo il braccio del figlio, e un'altra
così delicata che avvolge con un velo, cercando di coprire la nudità, ossia di recuperare quello che il figlio aveva perso. Dopo un altro è l'abito di chi mi ha abitato. Noi in Brasile abbiamo, per molte famiglie, quando muore la mamma, c'è una cosa che fa parte del processo del lutto. Con chi resterà il pigiama, perché è uno dei pezzi più cari di una mamma, di un segno così caro, di un bel ricordo, addirittura il profumo del pigiama, tenere a casa custodito come un oggetto sacramentale. E lì c'è il pigiama appeso, un vasetto di fiore come un segno di devozione, e la signora che aspetta, perché dopo la morte si divide tra i figli, e lì una di queste attende questo pigiama appeso. Però lei è incinta, allora fa un richiamo doppio, ossia il corpo come un grande valore che un abito di chi mi ha abitato. Si è da poco concluso il 40° Festival del Cinema Africano a Verona. Numerose sono state le proiezioni in sala per un pubblico di adulti, ma anche per giovani studenti, e anche nelle aule magne delle scuole che hanno accettato l'invito a confrontarsi con la cinematografia africana. A febbraio il festival proseguirà nella provincia e anche nelle scuole della provincia. Si è concluso il 40° Festival del Cinema Africano di Verona, un'edizione importante, un'edizione che ha avuto un buon successo di sala e anche di critica. I film premiati dalla giuria ufficiale sono We'll Die at 20 di Amjad Abu Alala per i lungometraggi Panorama Africa e per i cortometraggi Africa Short Doha di Farzada Samsami. Il pubblico invece ha premiato come miglior cortometraggio Tuk Tuk di Mohammad Kheidr e come miglior lungometraggio Lusala di Mugamba Ntiga. Sono stati film molto apprezzati dal pubblico questi, e sono film che in un certo senso dicono un riscatto, la voglia sia a livello personale ma anche a livello sociale di liberarsi da situazioni che impongono delle chiusure, che impongono una morte a livello di società, di dignità, e quindi sono storie che fanno vedere un'Africa viva, un'Africa che vuole essere protagonista del proprio futuro, del proprio avvenire, al di là di tanti condizionamenti che possono essere dati dalla cultura, dalla società, dalla politica, dalla storia. Quindi dei film che ci mostrano ancora una volta che l'Africa ha uno sguardo autocritico su se stessa e cerca in tutti i modi di essere protagonista. Il festival non si ferma qui, ma ci saranno delle appendici, in modo particolare una sala virtuale e il festival in tour che sarà nel mese di febbraio in 25 comuni della nostra provincia e quindi in 25 sale, sia con le scuole al mattino ma anche con la cittadinanza nelle proiezioni serali. Quando sei già in una situazione di estrema povertà e ti vedi arrivare migliaia di profughi dal nord, da Capo Delgado, cosa fai per affrontare la situazione? È una domanda che si è fatto Massimo Robo, il combiniano che lavora a Nampula, nel nord del Mozambico. Vediamo come tentano di dare risposta a questo interrogativo. La questione dei profughi interni provenienti dalla regione di Capo Delgado ha come origine il conflitto che
sta ancora toccando appunto la regione di Capo Delgado. Conflitto che è iniziato nel 2017 con i primi attacchi mossi da questi terroristi, da questi gruppi armati, fondamentalmente contro strutture dello Stato, contro infrastrutture legate allo sfruttamento appunto delle materie prime da parte di alcune multinazionali e poi contro anche la popolazione civile. Tutto ciò ha causato lo spostamento di, si parla, tra i 600 e gli 800 mila rifugiati su una popolazione nella regione di Capo Delgado che è di circa poco più di 2 milioni di abitanti. Quindi è stato un impatto notevole sulla regione. Persone appunto che hanno preso la via della fuga da questa situazione di conflitto, di insicurezza, di guerra. Popolazione che appunto si è trasferita, anche se temporaneamente, in altre regioni, tra le quali appunto Nampula, che confina con Capo Delgado. All'inizio erano soprattutto accolti da familiari che abitavano appunto in questa regione e successivamente il governo ha dovuto trovare delle soluzioni più opportune per accogliere appunto questi profughi creando dei campi di accoglienza. Tra i primi il campo che c'è vicino a Nampula che attualmente ospita circa 3.000 rifugiati. E gli altri appunto si trovano in questi luoghi che effettivamente non hanno molte condizioni ecco, di permanenza. La situazione non è ancora risolta perché il conflitto, anche se si sta attutendo, non è ancora finito, quindi la gente non sta ancora ritornando alle loro terre, alle loro case e si mantiene ancora in queste condizioni precarie e provvisorie. Anshilo è inserito all'interno di una parrocchia e noi come missionari comboniani con alcuni padri diocesani coordiniamo le attività del centro, assistiamo anche un'altra parrocchia, si chiama Sant'Antonio di Monaco. Queste due parrocchie hanno accolto centinaia di rifugiati che appunto sono arrivati a Nampula e abbiamo organizzato in collaborazione con la Caritas e con il Programma Mondiale dell'Alimentazione dei centri di assistenza. Quindi una volta alla settimana questi i rappresentanti appunto delle famiglie di questi rifugiati arrivavano nei nostri due centri per ricevere ciò che avevano bisogno per la loro vita di tutti i giorni. Quindi anche noi siamo stati toccati da questa realtà, da questa situazione dei rifugiati, offrendo una risposta appunto nei limiti anche delle nostre possibilità. Molti arrivano a piedi. Quello che chiedono è innanzitutto la possibilità di avere un tetto, anche se non è sempre così facile procurare una sistemazione, un alloggio, ma soprattutto nei primi tempi, nei primi momenti chiedono cibo, chiedono materiale per prepararsi. Questi pasti, generi di prima necessità per poi riuscire ecco, a sistemarsi e a procurarsi ecco, il necessario per poter vivere. Tra pochi giorni sarà Natale. E il mondo missionario si sta organizzando per sollecitare la nostra solidarietà e il nostro altruismo nei confronti di chi è meno fortunato. Vediamo cosa hanno pensato i missionari stimatini al proposito. L'Associazione Bertoni Cooperazione e Sviluppo è il braccio laico del mondo stimatino, del mondo missionario stimatino, che opera soprattutto nel mondo della istruzione con le grandi scuole che ha costruito e che ha fatto in tutto il mondo e adesso anche nel mondo della sanità e di promozione di tutti quanti quegli aspetti della vita, di promozione nel miglioramento della vita sia qui che anche nel resto del mondo. Per cui adesso ci sono progetti nell'ambito sanitario
che sono finalizzati a migliorare appunto queste situazioni di disagio e di impossibilità alle cure primarie. In quest'ottica di promozione di tanti progetti a favore in particolare delle persone che hanno più bisogno in vari paesi del mondo, cerchiamo di attivarci con iniziative di raccolta fondi che non servono soltanto per assicurarci degli introiti per mantenere i progetti, ma anche per creare una sensibilità nelle persone e permettere alle persone di vivere con uno stile solidale anche alcune ricorrenze. In questo periodo la nostra iniziativa principale è quella della raccolta fondi Christmas for Africa, un Natale buono per tutti, che consiste nell'offerta di pandori e panettoni in una bellissima scatola solidale al fine di raccogliere fondi per i progetti di istruzione e salute, in particolare in Africa. Il contributo minimo per un pandoro e un panettone è di 7 euro e si può contattare la nostra segreteria per sapere come ordinarli o dove trovarli nei vari banchetti solidali che ci saranno nella provincia di Verona in occasione delle celebrazioni della Santa Messa. Pensate che con un pandoro e un panettone assicuriamo salute, cibo e scuola a un bambino per una settimana. Cibo, istruzione e salute sono l'obiettivo principale che ci poniamo con il sostegno a distanza. Il sostegno a distanza è un modo per essere vicini a chi è lontano e chi è in difficoltà. E da anni la nostra associazione lo promuove per tutti i progetti che sono stati realizzati, in particolare per le scuole primarie, secondarie e per gli asili. Ecco, questo è un momento dell'anno in cui solitamente la solidarietà si fa sentire e quindi è un'occasione per ricordare a tutti quanti che hanno già attivato un sostegno a distanza che lo possono rinnovare con le consuete modalità e a chi è interessato può contattare la nostra segreteria per sapere come iniziare un'avventura di questo tipo, un'avventura solidale che potrà portare del bene a tantissimi bambini e ragazzi. Tutte le iniziative che sono state illustrate dalle collaboratrici missionarie degli Stimatini sono nate da un SOS che io ho mandato dall'Africa, dove mi trovavo, in Sudafrica, quando una mattina mi sono trovato nella missione un bambino sdraiato sotto un portico, erano circa le 9 del mattino. Alla mia domanda perché non era andato a scuola, lui mi risponde: sai, ho mal di testa, e io gli chiedo: ma come mai? Hai mangiato? Mi dice: no, guarda, non ho fatto colazione, ma neanche ieri sera non ho fatto la cena. Allora mi sono attivato subito per preparargli un bel pranzetto e così è tornato bello vispo. Allora mi sono interessato e, vedendo le condizioni precarie della famiglia, ho pensato che sarebbe stata una cosa bella di adottarlo personalmente. E così mi sono dato da fare e ogni giorno davo al bambino il pranzo al sacco e poteva portarsi a scuola. La notizia che la missione, i padri, davano il pranzo al sacco si è diffusa rapidamente e nel giro di pochi giorni c'era la fila di bambini che venivano a chiedere aiuto. Ovviamente non potevo da solo sostenere tutte queste spese e ho mandato un SOS che è stato recepito brillantemente qui in Italia e si sono dati tutti da fare. Si sono mossi per poter raccogliere dei fondi per poter assicurare ai bambini, sia in Africa come in America Latina, un futuro migliore. E con la proposta dei missionari Stimatini rivolta ad ognuno e ad ognuna di noi, chiudiamo la trasmissione. Vi diamo appuntamento la settimana prossima. Mi raccomando, non mancate.